éminence, Monsieur le Cardinal, nous sommes voilà à la fin de cette messe, la première messe de Nouvel An. Eminenza, signor Cardinale, siamo alla fine di questa Santa Messa, prima Santa Messa in quest'anno nuovo. Grazie per la sua presenza. Donc l'Église universelle et en même temps l'Église qui est en France. Lei come cardinale rappresenta il collegio cardinalizio, la Chiesa universale, ma anche la Chiesa francese, la Francia che chiamano prima figlia della Chiesa. 2000 anni de l'évangélisation de la France. La Francia è evangelizzata 2000 anni fa. Notre territoire ici jouit aussi de la même tradition et de la même longue histoire. Nostro territorio qui, questa nostra terra, ha una lunga storia. Constitué une partie de l'Empire romaine, et ainsi la parole de Dieu, l'évangélisation est arrivée très tôt. Balcani appartenevano al regno romano, così parola dell'evangelizzazione è arrivata qui abbastanza presto. Les chrétiens paroissiens, mais aussi les pèlerins, un peu nombre aujourd'hui, pour des raisons que nous connaissons tous, mais aussi tous ceux qui sont réunis par la radio et la télévision. Je voglio ringraziarla nel nome di tutti noi presenti qui, tutti i parrocchiani che sono tanti, pellegrini che a causa dei motivi ben conosciuti e non sono tanto numerosi, e nel nome di tutti coloro che ci seguono per mezzo della radio, televisione o internet. Qui è au service de tous les chrétiens de notre pays et de pays voisins, mais en même temps elle attire les gens du monde entier. La nostra parrocchia è nel servizio dei nostri parrocchiani e gli uomini di questo paese, ma attira anche le persone da tutto il mondo. Noi all'anno abbiamo da 2 a 2 milioni e mezzo di pellegrini che vengono qui. L'anno che comincia, 2021, sia un'anno d'ouverture. Insieme a lei preghiamo che l'anno che viene, 2021, sia l'anno di apertura. Così che tutti coloro che hanno nostalgia di Međugorje possono venire qui. Questo è un luogo di grande devozione. De loin découvre une atmosphère de paix, de la prière, de l'adoration. Il découvre de nouveau le chemin qui donne la vie et la vie éternelle. I pellegrini vengono da lontano, qui scoprono l'atmosfera di preghiera, di pace, di fede, trovano la via verso la pace, la fede e verso la vita eterna. Il y a de nombreuses conversions. Ogni anno a Međugorje sono numerose conversioni profonde, conversioni che fanno persone nuove. Negli anni passati a Međugorje sono nate oltre 800 vocazioni sacerdotali e religiose. Allora è un luogo di grazia.
Tutto questo è la grazia del Signore e noi in modo particolare qui veneriamo la Beata Vergine Maria, Regina della Pace. Di e poco abbiamo, fa abbiamo parlato di lei. Mère de Dieu, Mère de l'Église et la Reine de la Paix est notre conductrice, notre guide sur cette terre. La Vergine Madre di Dio, Regina della Pace, Madre della Chiesa, è la persona che ci guida per mezzo della vita e in questo mondo. E lei sempre ci porta verso suo figlio. Ecco, gioiamo stare insieme, portando stessi desideri e stesse speranze per il futuro. Noi crediamo che Gesù Cristo è il padrone della storia. La mère en orage, mais aussi par des déserts de notre vie. Insieme a lui passiamo in questo mare in tempesta e i deserti della vita. Un buon retour de votre douce France e di continuare votre mission tant nécessaire dans ce pays e dans l'Église tout entière. Želimo vam sretan povratak. Gli auguro buon ritorno nella Francia. E continuazione della sua missione per il bene di Francia e tutto il mondo e chiediamo la benedizione. Dio sorgente e principio di ogni benedizione e fonda su di voi la sua grazia e vi doni per tutto l'anno vita e salute. Amen. Vi custodisca integri nella fede, pazienti nella speranza, perseveranti nella carità. Amen. Dio disponga opere e giorni nella sua pace, ascolti ora e sempre le vostre preghiere e vi conduca alla felicità eterna. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.